Fui io ad uscire fuori domenica. E mentre ero lì, una cosa curiosa accade che penso le interesserà sapere. Cos'è stato? Si tratta di questo. Bonnie e sua madre quel giorno erano nel cortile. Giocavano a palla, felici, spensierate. Pronta? Bene, eccotela. Bravissima. Un'altra volta, mamma. Bene, prendile. Oh, guarda, è sotto la casa. Lascia, tesoro, la prendo io. Aspetta qui, piccola. Mamma va a prenderla. La vedi? Poi, quando andai là sotto, una cosa strana accadde. Improvvisamente divenni piccola. Ero una bambina intimorita. Sentivo l'odore della terra umida, come tanto tempo fa, e dei ciclamini, benché non fioriscano i ciclamini ora, intorno alla casa. E ancora non ricorda nulla di quando era bambina? No, nemmeno d'esserlo stata. Pensa che la signora White possa ricordarsi qualcosa? Non ne ho idea. Posso parlare con lei? Se vuole. Signora White. Jane mi dice che quando si manifestò domenica scorsa, mentre lei giocava a palla con Bonnie, la palla finì sotto la casa e lei andò a prenderla. E quando fu lì, ebbe la sensazione di essere tornata una bambina. Una sensazione strana e paurosa, come se fosse già stata là. E questo aveva un significato per lei. Non ricorda, quando era piccola, un'esperienza uguale o simile? No. Può tornare col pensiero a quando aveva 5 o 6 o 7 anni o giù di lì? No, non ricordo niente di simile sotto la casa. Forse con l'ipnosi. Le dispiace? No, come vuole. Va bene, ora chiuda gli occhi. Pronta? 1 2 Voglio che pensi a quando aveva 5 anni. Una bambinetta in campagna. Una piccola bimba che gioca attorno alla casa, nel cortile. Talvolta anche sotto la casa, no? Certo. È mai andata là a riprendere una palla? Non ricordo. Era buio sotto la casa? Sì, era molto buio. E aveva paura? No. Va bene, e ora ha 6 anni. Ha 6 anni. Gioca attorno alla casa, nel cortile. Andava ancora sotto la casa a giocare a volte? Sì. Cerchi di ricordare se c'è mai stata una volta
in cui le accadde qualcosa quando era là sotto. Non voglio. Non voglio, ti prego. C'era una palla sotto la casa? La mia tazzina. Datemi la mia tazzina blu. La tazzina. Non voglio. No, non mi piacciono tutti quei fiori, ti prego. Mamma, non voglio, c'è troppa gente. Ti prego. Mamma, non voglio, mamma, non voglio, mamma, ti prego. Signora White. Che cosa le stava facendo? Eva. Certo, che voleva farle? Glielo dirò quello che volevo fare. Mi interessa una cosa che Jane mi ha detto. Di essere stata sotto la casa di sua madre, quando aveva circa 6 anni. La signora White ne è stata sconvolta. Lei ricorda niente? No, non facevo caso a molto in quei tempi. Lei si manifestava allora? Sì, solo quando volevo fare qualcosa che lei non voleva. Non le ha detto mai delle botte che buscava per cose che non faceva. Come mai è venuta fuori adesso? Io non l'ho chiamata. Non lo so. Senza volerlo, penso. Ricorda qualcosa circa una tazzina blu? Non ricordo proprio niente del genere, gliel'ho detto, ma durerà molto questa storia. Finché non troverò la radice del male. Quanto tempo pensa ci vorrà? Non ne ho idea. Sa che penso io? Cosa? Che non mi diverto più da un po' di tempo in qua. Continua ancora ad uscire, no? Sì, ma non come prima. E Jane, è colpa sua, vero? Non so. Che ne pensa lei? Vorrei saperne di più su Jane. Che vuol sapere di lei? Non so. Ma non è più come quando conoscevo tutto della signora White e lei non sapeva niente di me e non c'era nessun altro. Così sì che mi piaceva. Ora è tutto cambiato, le pare? Ora c'è Jane. Già. Le piace Jane? Sì, molto. Le piace più di me? Nessuno mi piace più di lei, creda. Non è mai voluto venire a ballare con me. Un medico non esce con la sua paziente, darebbe scandalo. Uscirebbe con me se non fosse un dottore. Ogni volta che volesse. Jane sa tutto quello che faccio? E glielo dice? Quando glielo chiedo, sì. Anche di quel sergente? Sì, me ne ha parlato. Ecco, vede, questo mi secca, che qualcuno debba continuamente sparlare di me. Ma lei mi parla della signora White, no? Sì, ma lei non fa niente. Sa che le dico? Che? Si ricorda di quel vestito rosso, quello molto scollato? E come dimenticarlo? Voglio regalarglielo. Un vestito scollato a me? Voglio che l'abbia lei se succede qualcosa. Cosa dovrebbe succederle? C'è qualcosa. Non so bene che sia, ma qualcosa non va. Lei non pensa che non potrò guarire, vero? Oh, ma certo che guarirà. Ebbene, io no. Penso che moriremo tutte quante. Eva. Non credeva che sapessi piangere. Non l'aveva mai fatto.
Sa, mi ricordo la prima volta che la vidi. Lei fu il primo a cui dissi chi ero, il primo che mi abbia conosciuta. Le piaceva quel vestito rosso, vero? Molto mi piaceva, è un gran bel vestito. Ebbene, glielo voglio dare, perché lei è il solo a sapere quello che volesse dire per me. Lei è il solo. Non so ancora cosa può accaderle, ma le sono grato per il vestito. Ora posso parlare con Jane? Ma certo. Jane. Addio, dottore. Addio, Eva. Jane? Sì. Che voleva dire, Eva? Non lo so. Ora ricorda nulla della tazzina blu o di sotto la casa? No. Signora White! Sotto la casa! Volle che la baciassi! Volle che la baciassi! No, mamma! Io ti batto! 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 Eva! Eva! Avanti, tesoro, è ora di vestirti. Lasciami stare ancora un minuto, mamma. Avanti, Eva. Non voglio venire là sotto a prenderti. Vieni subito, capito? Devi dare l'ultimo bacio alla nonna. Ti mancherà meno così se le dai un bacio, tesoruccio. Lo sai, no? Ti prego, non voglio farlo. Non voglio farlo, papà. Eva, Eva, tesoro. Diglielo tu, papà. Eva, fa quello che dice voglio, mamma. Non voglio, papà. Devi farlo, tesoro. Su, cara. Non sì, lo so, tesoro. Soltanto un bacino. Non voglio, mi prego. Così non ti mancherà. Mamma, posso averlo? Una volta, così ti sarai sempre vicino. No, no, mamma, non voglio farlo. Ti Dai, prego, vado, no, non voglio farlo. Mamma.